Ci hanno detto di andare a nord-est di qui, ma penso che non ci siano spiagge dove approdare. Proviamo a costeggiare ancora questa zona. Ah beh, aspetta, un'altra spiaggia c'è. È finito l'effetto dell'illusione, grazie. Eccola qua. Eccola qui, la torre antica del... che ci avevano detto a Ciampa. Le rovine. Tra l'altro questa zona mi ricorda un'altra che abbiamo visitato un po' di tempo fa, o sbaglio? A proposito di rovine, c'era, se non sbaglio, un'altra rovina che era coperta d'acqua o no? Non c'era qualcosa di sommerso anche a Mandra, se non ricordo male? Comunque, chi saranno i nemici che incontreremo in questa zona? Saranno al nostro livello? Saranno più bassi? Lo scopriremo tra non molto. Peccato che io non sia più un ninja. Per essere ninja noi dobbiamo usare vento e fuoco. Che cosa diventa lei? È una combinazione che non avevamo fatto. Diventa il cavaliere bianco lei. Sono due punti in più, ma non è niente di che. Però, d'accordo. Quindi, se facciamo terra e fuoco con Pierce, che cosa diventi tu? Un veggente, aia, e perde tutto. Beh, oddio, sono tre punti di attacco, no? Non è che perde chissà quanto. D'accordo, e se facciamo a Sara terra e acqua, lei diventa una medium e ci guadagnano tutte e due. Lui ritorna ad essere una guida, lei ritorna a un 289 di attacco, il che non è male. E se facciamo tutto acqua Sara? Una sapiente, ok, niente di che. Quindi 487, 345, 291, 327. Beh, queste sono combinazioni utili. E ho fatto ovviamente lui ninja per burrasca. Non ci serve, per carità. Però piuttosto che fare Sara ogni volta tutto vento... Oh, uno di questi è un mimic, sicuro. Però voglio salvare, non mi fido. Ok. Strano, d'accordo. Forse essendo un posto vecchio è tutto stato già derubato nel tempo, non mi aspetto nulla. Dunque, ah, il Minotauro è tornato. Vediamo. Non ho visto una cosa. Chi è più veloce? 214. 137, Dio mio. 235, quindi Sara è più veloce. E lui 177, ok. Quindi l'ultima è Jenna. Dovrei provare a togliere gli scarponcini dorati da Sara e provarli a mettere a Jenna e vedere quanto prende. Comunque, ah però aspetta, è vero, stavo pensando che potevo fare Jenna ninja. Il problema è che Jenna ninja era più veloce di Sara. D'accordo, proviamo con tuffo morto su di lui e vediamo quanto danno facciamo. Sai cos'è il problema? È che questa combinazione per Jenna è stupida, perché non ha attacchi potenti come Meteor Colpo. Vediamo quanto facciamo con Gigasetta. Quindi 91, 136, perfetto, e 106. Ok, 268, che non è male. Ok, se riusciamo spostiamo di nuovo tutto terra su di lei. Vabbè, per il momento direi che questa è la combinazione migliore. Non vedo l'ora di arrivare a fare un altro glitch di questo gioco. Un altro glitch che ci permetterà di avere un bel po' di strumenti. Dunque, posso salire? Sì, posso salire, posso entrare, perfetto. Ok, però molte di queste zone non hanno passaggi. Ho il dubbio che comunque in questa zona non troveremo Dijin. Ne sono abbastanza sicuro. Lì c'è della sabbia. Dobbiamo fare ben attenzione quando vediamo della sabbia. Ok, qui non si passa. E di qua non si passa, perfetto. Proviamo a scendere. Vediamo Megiddo con il ninja, quanto facciamo. 667, non male. Dunque, mi sa che la sabbia, esatto, la facciamo partire da qui. Facciamoci tutto il giretto. Ecco qua. Tra l'altro lì forse c'è qualcos'altro. Adesso andiamo a vedere. Guanti? Una mazza di Thanatos. Mi sembra maledetta, sai? Scatena spacca cuore. 125, tra l'altro è anche più debole degli oggetti che abbiamo attualmente. No, grazie. Bella però, mi piace. Peccato, peccato, perché in teoria queste zone forse le puoi già visitare relativamente prima di molte altre che abbiamo già fatto. Ok, qui c'è un forziere, mentre qui abbiamo mezzo faccione. Ecco a te, bel faccione. Vomitino lo chiamavano.
Però ora che la sabbia è attiva, possiamo prima di tutto prenderci questo forziere dopo aver ucciso questo minotauro. E ci sarà un oggetto normale. Vabbè, pane ci sta. Andiamo di sotto. Ecco qua. E vediamo dove andiamo. Allora, qui c'è un'altra porta, mentre da questo lato abbiamo un'altra porta e un saltello che ci porta dall'altro lato, perfetto, con un altro forziere. Wow, vabbè, 365 monete, per ricordarci che una moneta al giorno ti rende meno povero. Bravissimo, che sale di livello. Passiamo da questo lato prima, ok, con la sabbia, però credo che non possiamo muoverci, vero? Esatto. Dunque, prima andiamo da questa parte. Andiamo a sinistra. Esatto. E ora vediamo. Equipaggiamento? Ma io che ci spero a fare? E ora andiamo a destra. Eccoci qua. Ok, fammi indovinare. Ah, ok, no, non sta aumentando sempre più. Per un attimo ho pensato che, boh, vabbè, in realtà non so cosa ho pensato. Però forse siamo arrivati. Vediamo. Ok, non so benissimo dove siamo, ma a quanto pare questa era la strada giusta da percorrere. Ah, ho capito. Questa era la parte centrale dove dovevamo, diciamo, entrare una volta finito questo puzzle. Vediamo anche l'altro lato. Allora, prima di tutto, spostiamo questo più in là. Poi, burraschiamo questo e vediamo dove ci manderà. Ci manda a un forziere, ma o meglio, ce lo fa solo vedere. Ok, un altro da spostare, però mi sembra che da questa posizione non posso spostarlo. Esatto. D'accordo, scendiamo di sotto. Vediamo dunque dove finiamo, continuando ad avanzare, sperando sempre di essere dalla parte giusta. Brava Jenna che sale di livello. Sabbia. Ok, questa era l'entrata principale. Andiamo quindi da questa parte, che se a sinistra abbiamo fatto il pezzo di faccia a sinistra, da questa parte faremo il pezzo di faccia a destra, per forza. Allora, di qua si passa, quindi facciamolo subito. E c'è un forziere. Mimic. Ma strano. L'abito di Muni, 195 ridà PS, se utilizzato in generale. No, in generale, ok, non sembra male, d'accordo. Vediamo, 195, 205, beh, a lei l'abbiamo già boostata. E che lei recuperi PS, sinceramente, è un pelo meglio. Ok, recupero PS anche questo, in pratica, non ci avevo fatto caso. Ottimo, ci hanno guadagnato tutte e due, insomma. Questo sì che è stato un buon ritrovamento. Sabbia di nuovo, ma dove ci conduce? Ok, questo è il pezzo di faccia a metà. Ci conduce da qualche parte? D'accordo, quindi di qua dobbiamo passarci dopo. Ok, ora che possiamo proseguire. Dunque, quello non si può fare adesso. Questo vuol dire che dovremo fare il giro per lungo. Altra sabbia, che questo è quello che abbiamo spostato prima. Perfetto. Apriamoci il passaggio molto lentamente. Ecco qua. Ecco, questi... Ah, di nuovo la piuma, vabbè, nulla di... che si butta, insomma. Bravo Pierce che sale di livello. Sei diventato una guida turistica. Ok, di nuovo lo stesso enigma di prima. Questo vuol dire che ti devi sbrigare ad arrivare al bottone. Ma proprio... cioè, scusami, per non arrivarci vuol dire che neanche corri, vai, cammini. Altro passaggio con... esatto, un altro forziere. Ci speravo. Vediamo, un equipaggiamento? No, una pozione. Di qua è tutto chiuso. Proseguiamo e siamo, oh, finalmente dall'altro lato. Tac, ecco qua. Vomiti? Ah no, ho la mezza impressione che se tipo ci buttiamo in quella sabbia magari ci teletrasporto o altro. Dobbiamo però scoprire come si passa da quella parte. Allora, qui si è illuminata. Ah, però aspetta, qua prosegue. Forse, dico forse, se andiamo... esatto, davanti a lei, lei si sposta. Muoviamoci. Beh, non era proprio intuitiva la cosa, però
alla fine ce l'abbiamo fatta. Forse da questa parte arriviamo al forziere. Esatto, esatto. Dunque, questo lo spostiamo. Ah, ma non c'era il forziere qua. Questo era lo shortcut per tornare indietro. Giusto? Rivelazione? Rivelazione. Uno. E due. Fatto. Con che precisione però. E ora anche questo bel faccione roccioso è completato. Ecco qua. Lo chiamavano vomitino 2. Usiamo ritirata perché così facciamo prima. Eccoci qua finalmente. Vediamo se possiamo scalare. Certo che possiamo scalare molto lentamente. Però ce l'abbiamo fatta. Dai che siamo quasi arrivati, ne sono certo. E, come avevo detto, niente Digin, o almeno non per ora. Dai, dobbiamo solamente tenere premuto qui. Ecco, fatto, a posto. Ed eccoci arrivati finalmente alla cima di questa torre. E otteniamo il terzo e ultimo pezzo del tridente. Ecco qua, Pierce. Ora possiamo andarcene.